sul canale. Oggi voglio farvi vedere i miei tre dessert vegani preferiti, quelli che faccio spesso e che non mi deludono mai. E voglio fare una piccola premessa prima di iniziarvi a far vedere appunto queste ricette. Io non sono vegana, non sono vegetariana, né tantomeno sono celiaca, ma sul mio canale potete trovare tante ricette di questo tipo, perché mi piace sperimentare e mi piace anche mangiare delle volte proprio queste pietanze. Un po' perché quando mangio i dolci mi sento meno in colpa e so che fanno meno male, quindi cerco di farli spesso. Però delle volte faccio anche i classici dolci, dove comunque ci sono all'interno i classici ingredienti, quindi latte, uova, perché non seguo un'alimentazione completamente vegana, né tantomeno sono celiaca, vi dicevo, però mi piace comunque sperimentare e provare queste cose qui e poi mi piacciono proprio, quindi cerco di fare delle ricette e poi ovviamente ve le propongo e spero che questo magari potrebbe interessarvi, quindi magari chi è vegano, chi è celiaco e si trova dal mio canale potrà anche trovare delle ricette che magari li possano interessare. Vabbè, detto questo, comunque iniziamo subito, vi faccio vedere appunto questi tre dolcetti che sono vegani ma in realtà, ragazzi, sembrano davvero originali ai classici dolci. Vi farò vedere un tortino dal cuore morbido, che è anche meglio di quello fatto con le uova e con il latte, perché pensate, quello non si può conservare per giorni, perché in realtà una volta che lo cuocete all'interno poi il cuore si va a solidificare, quindi magari non lo potete scaldare. Mentre questo qui che vi faccio vedere oggi, dove non ci sono uova, non c'è latte, ma poi vedrete bene nel video, questo qui, anche se lo tenete per esempio per 2 giorni coperti nel frigo o magari anche fuori dal frigo, lo potete scaldare pochi minuti al microonde e viene davvero come se l'avesse tirato fuori dal forno in quel momento. Quindi è il mio preferito e faccio solo quello. Ormai non uso neanche più le uova e il latte. Per il tortino uso solo questa ricetta e poi è sana soprattutto e contiene poco zucchero, non ha tanto zucchero all'interno. E vi farò vedere anche un creme caramel davvero velocissimo da fare, con ingredienti anche questo, con ingredienti sani. E infine vi farò vedere un tiramisù semplicissimo, senza l'utilizzo dell'uova e senza il mascarpone, e davvero si prepara in un secondo. Quindi bando alle ciance e alle chiacchiere, iniziamo subito. Allora, come vi dicevo, partiremo da questo tortino che, come potete vedere, è golosissimo, si prepara davvero anche questo in un attimo. Allora, vi occorrerà della farina, del cacao, dello zucchero. Io in questo video ne avevo messo un po' di zucchero, ma in realtà poi assaporando il tortino secondo me ce ne andava anche di meno. Un po' di vaniglia, un cucchiaino di lievito in polvere e olio di semi di girasole, e infine io andrò a inserire il latte di soia. Potete sostituire il latte di soia anche con il latte di mandorla, oppure in alternativa anche il latte di cocco, è molto goloso, però il latte di soia ci sta decisamente meglio perché va a sostituire le uova. Ho ricoperto le formine con un po' di margarina e del cacao e ho messo appunto il composto all'interno di queste 4 formine. Con il composto che verrà fuori riuscirete a fare 4 tortini. A questo punto munitevi di cioccolato extra fondente, che sarà poi il cuore del vostro tortino. Quindi abbondate, abbondate di cioccolata, più ce ne sta più il tortino verrà liquido all'interno. E una volta messa la cioccolata, ovviamente ricoprite con un po' di impasto che è rimasto e infornate a 180 gradi per circa 15-18 minuti, non arrivate proprio a 20, ecco, io ho constatato che 18 minuti sono più che perfetti. I tortini ovviamente vanno mangiati caldi, quindi appena escono dal forno li capovolgete su di un piatto e li potete ricoprire con dello zucchero a velo se preferite o con della panna di soia. E come potete vedere il cuore morbido all'interno già sta uscendo, è una cosa davvero goduriosa ed è buonissimo. Io ve lo straconsiglio, provatelo a casa perché davvero vi meraviglierete del risultato.
Come vi dicevo, io questi li tengo anche 2-3 giorni, non per forza in frigo, perché alla fine non ci sono ingredienti chissà che si possono rovinare, e quando ho voglia di tortino, per esempio il giorno dopo, lo scaldo 2 secondi al microonde ed è buonissimo. Allora passiamo al creme caramel, anche questo è un dolce che si fa davvero con pochissimi ingredienti ed è facilissimo da fare. In questo caso utilizzerò del latte di cocco, che dà un sapore molto particolare al nostro budino. Vado ad aggiungerci dello sciroppo di agave, se avete quello di acero va benissimo lo stesso, un po' di maizena, ossia amido di mais, e vado a mettere questi ingredienti all'interno di un pentolino. Come gelificante utilizzo questo gelificante naturale che è l'agar agar, che va a sostituire la cosiddetta gelatina. Quindi vado a mettere anche un po' di estratto di vaniglia all'interno e porto a bollore il latte. Quando il latte arriverà a bollore, abbasso la fiamma e continuo a cuocere per circa 2 minuti. Dopodiché spengo la fiamma e vado a mettere il composto all'interno delle formine. Questo adesso dovrà raffreddarsi e quindi automaticamente diventerà appunto un budino, quindi io vi consiglio di tenerlo prima fuori fin quando si raffredda e poi lo andate a mettere all'interno del frigo per farlo addensare ancora di più. Nel frattempo prepariamo un altro pentolino, un po' di caramello, vado ad aggiungerci un po' di zucchero e 3 cucchiai circa di acqua. Faccio sciogliere lo zucchero sulla fiamma e quando avrà preso quel bel colore ambrato sarà pronto. A questo punto posso sformare i miei budini, attenzione perché sono molto molto delicati e non ho voluto esagerare con la gelatina, altrimenti venivano proprio come caramelle gommose e quindi sono molto delicati, e poi vado a cospargere appunto di caramello il mio budino, il mio creme caramel. E questo è quanto, come avete potuto vedere è semplicissimo. Ha un gusto molto delicato, si sente il cocco e quindi ve lo consiglio anche questo, lo faccio spesso. Adesso passiamo al tiramisù, davvero questo si fa in un secondo. Panna di soia da montare. In alternativa, se trovate il tofu vellutato potresti usare quello, io non riesco a trovarlo quindi utilizzerò la panna. Gran cereale, quindi un biscotto che non contiene né uova né latte, vado a bagnare il biscotto nel caffè e creo il classico tiramisù. Quindi biscotto immerso nel caffè, panna, in questo caso ci vado ad aggiungere anche qualche goccia di cioccolato, sempre fondente, e poi continuo così fino a comporre completamente il mio tiramisù. Allora ragazzi, questi erano i miei 3 dessert vegani. Se questo video vi è piaciuto e vorreste vederne altri di questo tipo, quindi magari qualche altro dolce vegano o qualche altra pietanza, oppure magari qualche dolce celiaco, insomma fatemelo sapere giù nei commenti. Se siete nuove, siete passate di qui solamente oggi, iscrivetevi al canale. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente aspetto anche i vostri like. Vi mando un bacione e alla prossima, ciao!